se ho questi appunti per riferirvi in pochi minuti alcuni pensieri. Nel lontano 1980 non pensavamo sinceramente di aver trovato tanta forza e tanta motivazione per arrivare al traguardo di oggi, dove grazie a coloro che hanno voluto scommettere sull'orchestra, sul suo direttore, hanno visto fiorire il proprio seme. Di vitale importanza quindi gli aiuti avuti dall'ente Cassa di Risparmio di Firenze, dalla Banca CR Firenze, dal Comune di Firenze per il tramite della Convenzione, dalla Regione Toscana, dal Ministero, e il grande sostegno offertoci in tutti questi anni dalle varie chiese fiorentine che sono state il nostro primo luogo di concerto, sino ad arrivare a San Michele, al Bargello, Palazzo Strozzi, a San Gaetano, Santo Stefano, luoghi aperti dall'orchestra alla musica e vivibili da parte di tante istituzioni musicali fiorentine meno fortunate di noi. Il lavoro laboratoriale svolto ha generato anche una fucina di professori d'orchestra che oggi sono prime parti o professori stabili nell'orchestra del Maggio Musicale, della Orto, del Comunale Bologna, della Scala di Milano, solo per contarne alcune tra le più prestigiose, oltre a docenti affermatissimi in scuole primarie, secondarie e conservatori italiani. La nostra forza, e dico nostra perché il mio lavoro e il mio sacrificio è sempre stato condiviso da tutti i miei collaboratori, nella buona e nella cattiva sorte, è sempre stata quella di offrire un servizio culturale di alto livello alla città e ai suoi visitatori e portare, a volte anche impegnando i risparmi comuni, produzioni concertistiche in Italia e all'estero, dove siamo stati onorati di rappresentare la musica italiana. La nostra forza nasce dall'amore verso la musica e verso il prossimo, e questa sera, come in tante altre occasioni, lo dimostriamo con la donazione dell'incasso al Maiero di Firenze, che credo come pensiero comune doveroso rivolgere proprio grazie per l'attività svolta per i nostri figli, per noi quando eravamo bambini e per tutti i bambini che tuttora soffrono senza avere colpo. Certo, l'orchestra, che qui vedete ancora giovane dopo 30 anni, ha spesso attraversato momenti meno felici dal punto di vista economico, ma ci siamo sempre riboccati le maniche e abbiamo lavorato senza pensare al guadagno e senza battere cassa alle istituzioni pubbliche, che da quando sono nato sento sempre dire non abbiamo soldi. Tutto ciò che abbiamo ottenuto grazie alla nostra capacità e alla nostra volontà di andare avanti rompendo non paletti ma a volte delle trame di cemento armato che qualche volta appositamente ci hanno costruito. La grande partecipazione però del pubblico, della stampa e della televisione e anche di voi questa sera ha voluto riconoscere prima il nostro lavoro e impegno al servizio della musica, che oggi vogliamo rinnovare proprio da questo teatro, che gentilmente ha offerto gratuitamente l'ospitalità come in tante altre occasioni. Grazie a Marco Giorgetti e grazie a Riccardo Ventre e a tutti i vostri collaboratori. Un pensiero particolare a coloro che con noi oggi festeggiano la nostra festa nell'orchestra del Paradiso, Piero Pulito, Tania Tronci, Sergio Fiorentino, Paolo Crispo, Antonio Pacchetti, Firmino Sifonia, Pierluigi D'Angeli, Lorenzo Severiano, Elisa Luzzi, Rosario e Giovanni Lanzetto, che in tanti anni hanno condiviso con noi i più bei successi e le più gratificanti soddisfazioni. Grazie a tutti i grandi solisti che si sono con noi più volte esibiti in vari teatri, tanto per ricordarne qualcuno: Bruno Camino, Lord Demos, Re Brunello, Annelisma, Edward Brunner, Daniele Damiano, Andreas Blau, David Garrett, Igor Oistrakh, Giovanni Sollima e Rolando Pallinari. Stasera il regalo più bello ce lo farà il maestro Aldo Cipollini, una leggenda del pianismo mondiale che è venuto da Parigi, reduce da un recentissimo viaggio in Giappone, alla tenera età di 85 anni, per festeggiare con noi per i bambini del Maio. Allora, se non hanno gli altri troppo, vorrei concludere con quello che oggi lui stesso ha detto in un'intervista. Festeggiare 30 anni per un'attività culturale in questo paese, secondo me è un record e quantomeno un ottimo segno per i tempi che corrono. L'orchestra di Lanzetta, purtroppo viene chiamata così,
è molto equilibrata, si suona bene insieme senza doversi fermare ogni 5 battute durante le prove. Questa serata è molto speciale perché sono sensibile alle miserie umane, soprattutto se si tratta di bambini, come in questo caso. Suonare stasera non lo considero un dovere, ma un diritto, quello di aiutare gli altri, senza però voler passare da benefattore, ma da servitore, per quanto posso di una causa, perché in fondo uno si siede al pianoforte e si rende conto che lì per servire, in fondo fiero, la musica. E lo dico da uomo convintamente ateo, considero quello che faccio nei confronti della musica come una specie di sacerdozio. Grazie di cuore da noi tutti, maestro Ciccolini, per queste belle parole. Che inaugurate un buon ascolto, vi invitiamo a fare un vostro gesto di donazione ulteriore durante la pausa, anche acquistando delle pubblicazioni e dei CD. Grazie di cuore e buona serata. Devo leggere per ultimo un telegramma. Non potendo intervenire all'importante appuntamento, come promesso per i sopraggiunti impegni istituzionali, stop, mi è gradito inviare i più fervidi complimenti per la prestigiosa attività sinora svolta al servizio della grande musica in Italia e all'estero e all'importante opportunità offerta agli allora giovani professori d'orchestra per la loro formazione professionale. I festeggiamenti inoltre legati alla beneficenza pro l'ospedalino Maglia di Firenze confermano la sua persona, quella del maestro Ciccolini e di tutti i componenti dell'orchestra da Camera Fiorentina, degni ed autorevoli rappresentanti della cultura e dell'umanità italiana. Formulando i migliori auguri per il pieno successo dell'iniziativa, ne invio i migliori saluti, pregandola di estenderli a tutti i convenuti. Il Presidente della Repubblica Italiana, Giorgio Napolitano.